svegliarsi dall'incubo prima di ogni altra cosa. E questo l'imperativo in casa Virtus Lanciano dopo i 5 schiaffi del Frosinone nemmeno 3 giorni fa al Guido Biondi, davanti al proprio pubblico che in serie cadetta non aveva mai visto così in difficoltà, almeno dal punto di vista del risultato finale, la propria squadra. Svegliarsi da quei 90 minuti contro i ciociari, gli ultimi 90 nei quali ad andar bene c'è stata solo una cosa: nulla. Da questo presupposto Roberto D'Aversa e company affrontano un Brescia che ha una media gol pari allo 0,3% in questi primi 360 minuti di campionato. Un Brescia che al Rigamonti non può certo concedersi altri passi falsi. Insomma, gara importante sia per il Lanciano che per i Lombardi. I frentani a Brescia dovranno rinunciare ancora ad Antonio Piccolo per le noie muscolari, a Mame Babatiam che sconta la seconda delle 3 giornate di squalifica e a Stefano Ferrario, per lui un piccolo stiramento che lo terrà fuori per qualche giorno. Insomma, le condizioni di infermeria in casa Virtus non sono certo ottimali, ma sotto questo punto di vista Roberto D'Aversa può far ben poco. Sotto i riflettori del Rigamonti, in ogni caso, potrebbe essere la prima da titolare di Armin Bacinovic. L'ex palermitano ha raggiunto una discreta condizione fisica ed atletica e potrebbe proprio dar manforte alla zona di metà campo frentana con il supporto probabile di Fabrizio Paghera e di Domenico Di Cecco, quest'ultimo tenuto a riposo nell'ultima sfida interna contro i ciociari. Novità anche in difesa, dove Antonio Aquilanti dovrebbe riappropriarsi nuovamente delle operazioni difensive sull'out basso di destra. Amenta e Tröst andranno a duettare centralmente e Bammarella giocherà come terzino sinistro. In avanti la pedina nuova potrebbe essere rappresentata da Gaetano Monachello, che finora è entrato in campo solo in corso d'opera. A cercare di superare la linea di difesa della squadra bresciana anche Paolo Grossi a destra e Leonardo Davide Gatto a sinistra. Fischia Daniele Chiffi della sezione arbitrale di Padova, mentre al seguito della squadra di D'Aversa ci saranno una 50ina di supporters frentani.